A luglio io partivo per il Giappone con il mio primo viaggio di gruppo. È stata un'emozione incredibile perché avevo 14 persone che si erano affidate a me per la prima volta e in cui io ho messo tutto me stesso per trasmettere il mio amore non soltanto per il Giappone, ma per il viaggio in sé. Io spero che quell'esperienza per chi era partito con me sia stata positiva, io credo di sì, per me lo è stata. E poi ragazzi, io tornavo in Giappone, ma di quello non vi parlo nello specifico perché non lo reputo un viaggio mio personale e quindi fondamentalmente sì, è vero, io sono rimasto qualche giorno in più rispetto ai ragazzi, ho fatto qualche cosina come icone, ho fatto un paio di trekking che non avevo ancora fatto nei dintorni di Kyoto, però comunque non è un viaggio che secondo me di cui io vi dovrei parlare in questa sede. Ma vi parlerò della Cina. La Cina è stato un viaggio impressionante perché io non me l'aspettavo così bella. Io sono stato in Cina soltanto per 30 giorni, volevo stare di più nell'arco, avrei anche volentieri speso tutti e tre i mesi in Cina per girarla da cima a fondo, ma sapete che il regime di visto cinese è un casino e quindi fondamentalmente non mi è stato possibile. Quindi ho dovuto limitare questo primo viaggio in Cina a 30 giorni e in Cina ci tornerò probabilmente altre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte. Non è un caso che abbia detto tutte queste cifre, nel senso che è proprio per farvi capire che la Cina, secondo me, è un paese che necessita di molteplici, molteplici, molteplici visite per apprezzarne soltanto alcune sfaccettature. È un paese incredibilmente vario. Voi direte grazie, è ovvio, ma in realtà non è così tanto ovvio. Anche il Kazakistan è un paese gigantesco, ma vi assicuro che non ha la varietà, diciamo, culturale, architettonica, naturalistica che ha la Cina. La Cina a me mi ha stregato, non mi piacciono le città cinesi perché comunque sono città abbastanza anonime, molto costruite in serie, Shanghai fa eccezione, come magari anche Pechino, però fondamentalmente sono città abbastanza anonime che non mi hanno lasciato granché, ma dal punto di vista dei paesini, dei monumenti e della natura, mamma mia, mamma mia. La muraglia cinese, come vi aspettate? Nel senso che voi magari direte, sì, alla fine è un muro. No, ragazzi, non è un muro. Non è un muro. È l'ingegno dell'uomo messo a servizio dei posteri. È un monito di come l'essere umano possa essere incredibilmente caparbio e tenace. Però ti strega. Il parco di Zhangjiajie, cioè quello di Pandora, di Avatar, per intenderci. Niente, è uno dei posti credo più unici al mondo che io abbia mai visto, non c'è nient'altro da dire perché sembra costruito, cioè tu ti chiedi veramente com'è possibile che la natura abbia fatto una cosa simile eppure l'ha fatta, e quindi mamma mia, e poi cosa dire, il Buddha di Leshan, cioè la Cina è infinita, io avrei ancora, ho ancora migliaia di idee, migliaia no, per carità, però ne ho almeno un centinaio di cose che voglio vedere in Cina, che voglio fare in Cina e io davvero, davvero, io tornerei domani mattina, io in Cina ci tornerei domani mattina. L'unico tassello che voglio precisare è che la Cina non è economica come voi pensate, tra i trasporti che ovviamente sono commisurati anche alle centinaia di migliaia di chilometri che devi percorrere, non sono economicissimi, il cibo sì può essere economico, ma può anche non esserlo, e gli ostelli hanno delle cifre normali, però comunque abbastanza alti rispetto ai paesi limitrofi, però in generale non è un paese che costa così poco, soprattutto per quanto riguarda i biglietti di ingresso, che siano biglietti di ingresso dei monumenti, che siano biglietti di ingresso dei parchi nazionali, ci vogliono 20, 30, 35 euro a posto. Ovviamente per un museo magari ce ne vuole qualcosina meno, adesso tipo la città proibita è 12 euro, quindi va bene, è più accessibile, ma il parco di Zhangjiajie ne costa 35, i Giardini di Terracotta ne costano 25, quindi comunque bisogna considerare questo. Passavo poi in Laos, il Laos è stata una sorpresa incredibile perché io non ci avrei scommesso moltissimo. Credevo che nell'ambito dei paesi del sud-est asiatico sarebbe stato il paese più debole e invece mi devo ricredere. Dal punto di vista architettonico un disastro, non c'è niente da dire, a parte Luang Prabang, che però ragazzi si limita veramente a un paio di strade, che però sono un paio di strade di tutto rispetto perché è stupenda Luang Prabang, però è quella. Ma dal punto di vista naturalistico il Laos è tanto, tanto, tanto di cappello, tra le grotte, le formazioni calcaree, il paesaggio carsico, è veramente pazzesco. Il Laos è soprattutto uno dei paesi più incontaminati
del sud-est asiatico, senza ombra di dubbio, è quello meno turistico, quello meno contaminato dal turismo e con una gente che è meno contaminata dal turismo di massa, quindi di conseguenza estremamente gentile, sorridente, ti aiuterà sempre, eccetera, eccetera. Passavo poi in Vietnam, dove il Vietnam invece, al contrario del Laos, è stata una sorpresa un po' più in negativo. Ovviamente il Vietnam è un paese meraviglioso, non vi preoccupate, non vi scandalizzate se lo avete amato, se lo avete già in programma o già avete comprato i biglietti aerei. Il Vietnam è un paese meraviglioso che però, secondo me, è stato lungamente sopravvalutato negli anni, quindi è stato trasformato in una destinazione di massa. Quando secondo me comunque ci sono paesi che offrono più o meno le stesse cose che nessuno si sogna neanche lontanamente di visitare. Però nonostante questo il Vietnam ha veramente tantissimo da offrire, tra Sapa e quindi le sue risaie, i paesaggi montani del nord, ad Hanoi che comunque secondo me è una città estremamente più interessante di Ho Chi Minh nel sud. Soprattutto perché Ho Chi Minh, a quanto pare, soprattutto dopo la caduta di Saigon, insomma, è stata una città profondamente cambiata sia nello spirito che nell'aspetto. Abbiamo Ninh Binh con le sue formazioni, che è veramente con le sue formazioni rocciose che sono spettacolari. C'è Hue e Hoi An, che sono comunque due città storiche, dove finalmente ho avuto modo, dopo la Cina, soprattutto quando lasci la Cina e stai 2 settimane, più di 2 settimane in Laos, comincio ad avvertire, per quanto riguarda me, il peso dell'assenza culturale, perché non c'è, io amo tantissimo l'arte e l'architettura, quindi fondamentalmente amo a vedere soprattutto i monumenti, eccetera, eccetera. Mentre in Laos non ci sono, in Vietnam ritornano con Hue e Hoi An, che sono due posti estremamente interessanti, molto molto belli. In generale il Vietnam a me è piaciuto, però ripeto, secondo me non è sufficiente da giustificare l'impatto mediatico che ho avuto negli ultimi anni. E poi concludevo questo viaggio incredibile in Indonesia. Ecco, l'Indonesia è sempre stato uno di quei paesi, insieme alle Filippine, insieme alla Malesia, che ho già visto. La Malesia l'ho vista, le Filippine no, ma ho sempre visto questi paesi un po' come di nicchia per me. Sono paesi che a me non hanno mai convinto fino in fondo, non mi hanno mai interessato fino in fondo perché li ho sempre visti molto turistici o comunque con un'offerta abbastanza turistica, e devo dire che su Bali ho confermato la mia opinione. Bali è un'isola che è potenzialmente bellissima, ma che ormai è completamente persa. Non c'è poco da fare, c'è poco da dire. È vero che Bali ha un'identità culturale estremamente spiccata, perché ha un induismo di tradizione induista, fortemente ancorata all'induismo, in un paese invece a prevalenza islamica, ma al di là di questo, dal punto di vista architettonico, ha delle peculiarità che non si trovano in nessun'altra parte del mondo. E quello è il punto a favore assoluto di Bali. Bali è bellissima perché, cioè, può essere considerata bellissima perché architettonicamente ha delle peculiarità in uno spazio di terra microscopico che non si trova in nessun'altra parte del mondo. Quindi, dal punto di vista monumentale, niente da dire a Bali, ma anche dal punto di vista scenografico, naturalistico. Io, quando sono arrivato sotto il Gunung, che è il vulcano da cui puoi vederlo sia dall'alto, quello vedi dal basso, eccetera, eccetera, è da veramente uno spaccamascella. E quindi io non ho, a me, Bali ha confermato delle sensazioni positive per quanto riguarda la bellezza oggettiva dell'isola, mi ha confermato le esperienze e le sensazioni negative per quanto riguarda l'eccessivo turismo, un turismo oltretutto molto brutto, un turismo massivo, un turismo devastante dal punto di vista dell'impatto ambientale. Bali ormai è quasi del tutto cementificata. Quindi, da questo punto di vista, devo dire che mi sono abbastanza preso male, non c'è altro da dire. Per quanto riguarda Giava, anche lì, Giava ha il bromo, che è in assoluto uno degli spettacoli naturali più maestosi che abbia mai visto. Quante volte ho detto in questo video che abbia mai visto? Perché io sono fatto così, sono super entusiasta del mondo, delle cose che riesco a fare, delle cose che riesco a vedere. Quindi, fondamentalmente, io dico sul serio, dico dal più profondo del cuore. E ve lo dico, il bromo è una cosa maestosa e incredibilmente bella. E anche il vulcano dell'Ijen è la stessa cosa, quello con le famose fiamme blu. Quindi, praticamente, l'unico difetto di Giava è che quando ci arrivi da Bali, tu arrivi in quei due posti e vedi bromo e Ijen in rapida successione, e fondamentalmente ti sei giocato tutta Giava, perché poi, sinceramente, con tutta la sincerità del mondo, io, dopo aver visto Ijen e Bromo, a parte
Borobudur, cioè il sito buddista di Borobudur, che sicuramente conoscete, il tempio con le campane che vedete praticamente diffuso in tutte le pagine Instagram che conoscete. Ecco, a parte queste tre cose, devo dire che le città sono devastantemente brutte, sia Yogyakarta, che secondo me è spesso stata considerata una città interessante, a me sinceramente non è piaciuta moltissimo, se non il quartiere artistico, e Giacarta, che ragazzi, mamma mia, Giacarta è insalvabile, me l'avevate detto voi, l'avevano detto gli altri viaggiatori che ho conosciuto, l'hanno detto tutti quelli che conoscevo, però ve lo dico anche io, è insalvabile. Si concludevano quindi così questi 4 mesi di vita, ma c'è ancora la ciliegina sulla torta, perché subito appena tornato dall'Indonesia io ripartivo nuovamente dall'altro lato del mondo per realizzare uno dei più grandi sogni nel cassetto che io abbia mai avuto, cioè il Nepal. E sono partito con un gruppo di ragazzi, era il mio secondo viaggio di gruppo ufficiale, ne avevo fatti altri nella vita, ma ufficialmente era il secondo, ed è stato un viaggio spiritualmente e umanamente incredibile. Io non credo che potesse per me esistere una migliore conclusione a questo 2019. Il Nepal è tutto quello che io avevo sognato, è tutto quello che avevo immaginato, il Nepal è spiritualmente intenso, per quanto turistico possa essere, eccetera, eccetera, ma neanche così tanto come mi aspettavo. È super intenso, la popolazione nepalese è quasi commovente per la genuinità e per la bontà d'animo. I monumenti sono le piazze di, nonostante il terremoto abbia intaccato in parte la bellezza, non è riuscito minimamente a distruggerla, e ancora oggi le piazze di Patan, di Bhaktapur, di Kathmandu sono incredibili, ma l'atmosfera che si respira e soprattutto la bellezza dell'essere viaggiatore in Nepal è incredibile, perché veramente è il paese suitable, è il paese più adatto a un viaggiatore, quello che c'è, tutto quello che cerchi. Quando arrivi a Pokhara e vedi la catena dell'Himalaya, piangi, piangi, perché non puoi farne a meno. Quando io ho visto la catena dell'Himalaya all'alba, io ho quasi pianto, cioè avevo veramente le lacrime agli occhi, per l'emozione, perché è una cosa spiritualmente devastante. E io poi sono rimasto, ho fatto parte del trekking dell'Annapurna, eccetera, eccetera. Lo sapete perché è molto recente, quindi molti di voi sanno di cosa sto parlando. E devo dire che questo 2019 in realtà non si è concluso. Io riparto il 26, non so quando vedrete questi video, quando riuscirò a montarli, quando riuscirò a metterli online, eccetera, eccetera. Però il fatto è che io partirò il 26 e ci sarà ancora un viaggio nel 2019, che sarà l'Inghilterra, è già stato annunciato, ve l'ho detto, però io reputo, visto che questi video sono stati fatti, visto che questo viaggio inglese sarà a cavallo con il 2020, reputo il Nepal il viaggio di chiusura, di conclusione di questo 2019, che mi ha portato spalmato in mezzo globo. Ed è stato in assoluto, forse insieme al 2017, ma no, non è paragonabile. Questo 2019 è stato in assoluto il mio anno più bello da viaggiatore di sempre. Non soltanto per il numero di mesi che sono stato fuori, per il numero di viaggi effettuati, per le esperienze vissute, ma soprattutto perché ho realizzato tanti di quei sogni che veramente. Io non sono la persona, in questo 2019 non posso che essere grato per tutto quello che ho vissuto. Adesso si sta vivendo, questa fase di rientro è molto più complicata del previsto, mi sta impegnando molto più del previsto, è molto più difficile tornare a una vita normale quando hai vissuto così intensamente, però sicuramente non ho nessun rimpianto, nessun rimorso. Quindi questo è tutto quello che avevo da fare di questo recapone infinito del 2019. Io vi ringrazio per chi ha guardato tutto il video e spero che il 2020 sarà, sia per voi che per me, lontanamente paragonabile a quello che io ho appena vissuto. Ciao a tutti.